la ripresa la scala, via vecchia, che poi no, siamo si chiama chi è sto qua? No, al contrario, questi sono meglio, sono come si può dire per evitare sburocratizzazione. Chi sto facendo? Missione volontaria. Quella è, quindi è questo. Tutto questo è tornato. Ok? Mi chiedi, lo devi mandare il messaggio. Se no, di Funari che mi chiama, il decreto ce l'hai pronto lunedì alla fine. Qua. Sono 7000 metri quadrati. Ce lo cede volontariamente. Vabbè, ma non fai l'esproprio, scusa. Sì, però indipendentemente anticipiamo i tempi, scusatemi. Allora, cominciamo a spiegare quest'altro progetto. Allora, sì, ripartiamo da quello precedente perché nella stessa sì. di finanziamento extrabilancio abbiamo avuto finanziato anche questo, erano quattro opere per le quali abbiamo avuto 1,2 milioni circa di finanziamento. Questa è una seconda opera di viabilità di una nuova strada. Nuova... Qua il finanziamento per fare il progetto quanto è stato? Questo è stato di 280 mila euro ed è la tanto attesa completamento della panoramica che da dove arriva oggi arriverà domani fino alla rotonda del Granatari per collegare sostanzialmente per collegare sostanzialmente la zona tirrenica con la zona ionica senza passare da sotto e quindi senza andare a caricare di traffico tutte le strade comunali che oggi specialmente per il periodo estivo soffrono questa cosa. Come sempre passo la parola ai tecnici gruppo l'ingegnere Lentini e il progettista sempre ingegnere Di Bartolo e ci spiegheranno i dati tecnici della strada che sostanzialmente manterrà le caratteristiche geometriche dell'attuale panoramica, quindi è veramente una strada di svincolo a tutti gli effetti. Ingegnere. Che ti ha detto un giorno. Quindi questo si proseguire. C'è Mondello qua. Quindi con questo intervento sindaco proseguiamo, come ha detto poco fa il dottore Puccio, la panoramica sino alla zona diciamo di Mortelle Granatari, bypassando l'attuale viabilità. La sede stradale avrà una caratteristica geometrica perfettamente corrispondente all'attuale panoramica. Abbiamo una larghezza di sezione di 22 metri con banchine laterali e doppia corsia per ogni singolo senso di marcia. La cosa importante di questo progetto... 22 metri? 22 metri di larghezza. Sì, sì. Che sono... Questo è un nastro fratale che... 6 corsie sono, no? 2. 2, 2 più... 2 più IVA sempre. 2 più banchine di marcia di laterali, diciamo una strada diciamo, di una certa importanza. Cosa molto importante anche ai fini di protezione civile è il collegamento diretto col polo ospedaliero. Cioè questo ci consentirà di bypassare l'intera viabilità esistente e arrivare in un paio di minuti dalla zona nord della città al polo del papà. Quindi ha un significato molto più importante da questo punto di vista e un significato che ha una grande valenza sociale, oltre che ovviamente di sicurezza e di protezione civile. Il costo, ingegnere? Il costo? Siamo sui 7 milioni. Intorno ai 7 milioni. 7 milioni di euro. Dal punto di vista tecnico dell'iter progettuale abbiamo già fatto richiesta e ci siamo interfacciati con l'assessore Mondello per la dichiarazione di pubblica utilità che a breve riusciremo probabilmente ad ottenere e quindi diciamo, proseguiremo con l'iter che ci porterà a questo punto anche qui alla realizzazione col bando di gara. Sulla questione urbanistica qua come stiamo siamo? Stiamo gli ultimi dettagli perché c'era stato insomma, qualche passaggio di interpretazione, non voglio dire quello che dici il combinato disposto, no? Sì. Però insomma visto che qua a questo tavolo ci sono qua era con scoppolamento a destra sicuramente qua ci sono quanti di buona volontà siamo riusciti insomma sì. a trovare la quadra sì. anche su questa cosa e immagino insomma che da qui a poco chiudiamo la partita anche in questo caso lo ha già detto bene l'ingegnere Lentini assume rilevanza strategica di livello superiore quindi non solo ai fini della localizzazione vorrei dire che si va a completare un percorso che è fermo da oltre 30 anni
cioè noi abbiamo un mancato, assetto del territorio che ha visto da un lato la spropositata realizzazione di alloggi, di case e quant'altro, dall'altro la mancanza totale di opere di urbanizzazione primaria, soprattutto la viabilità. Sappiamo tutti, insomma, quali sono i flussi che interessano quest'area e quindi il completamento consentirà di armare in maniera seria il territorio, come andava fatto però a monte, non a valle. Di solito prima si fanno le strade e poi si costruisce. In questo caso specifico, essendo a Messina, noi stiamo cercando di mettere, insomma, qualche top e dare rimedio, insomma, a quelle che sono state gli spropositi nel tempo dell'assetto generale del territorio. Non so, bisogna di eliminare che ora il notevole, condizioni critiche di sicurezza stradale si determinano in seguito alla percorrenza della discesa di Frantinaro. Esatto. Assolutamente, sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Che è un modello, stradale con l'attuale sede stradale della panoramica, ma che ovviamente è in condizioni di fare. Allora, vorrei precisare una cosa, noi stiamo parlando di due opere strategiche per la zona nord. Siccome ogni tanto sentiamo la lezione, qualche lezio magistralis di qualche professore anche universitario che ci accusa che non abbiamo una visione strategica, certo, avere la visione strategica a puttanate è la cosa più semplice, avere la visione strategica facendo le cose ovviamente è un'azione radicalmente opposta. Questo è il classico esempio di come si parla da oltre 30 anni, probabilmente di più, di un completamento di un'opera che ha realizzato allora la provincia e che non ha portato neanche a uno straccio di progettazione. Io questo ci tengo a precisarlo. Non è che noi abbiamo aperto il cassetto e dopo 30 anni di chiacchiere abbiamo almeno preso questo progetto di cui si discuteva e bisognava preoccuparsi di individuare il finanziamento. No. Qui noi abbiamo dovuto fare di sana pianta un progetto importante. Per fare un progetto del genere ci vogliono i soldi. I soldi si devono procurare e quindi abbiamo nelle nostre richieste dato come priorità questi due interventi strategici, che sono appunto l'alternativa per il collegamento a Faro Superiore, il completamento della panoramica, con 600.000 euro già per fare due progetti. Quindi dalle chiacchiere si è passato ai fatti. Il fatto qui ora qual è? Che è un'opera che ha un suo costo di circa 7 milioni di euro e che per poter accedere al finanziamento ha bisogno di una complessiva azione di revisione di variante urbanistica, perché naturalmente anche qui dalle chiacchiere non si è mai passato ai fatti con una previsione quantomeno urbanistica. Potevano fare almeno una sorta di preliminare nel tempo, fare la variante urbanistica e quindi quantomeno localizzare l'opera. Neanche questo. Ecco qual è poi magari quella classe politica o di professori che pontificano, quando sentono sciauro di lezione si presentano un po' nelle varie segreterie a dare i loro consigli, non richiesti per quanto mi riguarda, perché non, il nostro mestiere lo sappiamo fare e lo sappiamo fare con i fatti. Ecco, questa è un'altra grande opera che è stata discussa quando ci siamo insediati anche con il quartiere. Qua c'è il presidente, voglio sapere, ora che vede materializzata quelle discussioni che ci siamo fatte anche su questa grande opera, che ne pensa già di come è stata localizzata da parte dei progettisti. Sì, allora sì, devo dire che anche questo è un progetto validissimo, soprattutto per i vari aspetti che ha elencato l'ingegnere. Devo fare tutti i nomi e i complimenti, anche perché porterà sicuramente un ampio respiro alla zona nord, agevolando anche i villaggi dell'estrema zona nord, collinari, soprattutto per il collegamento con l'ospedale Lopardo, perché spesso noi come quartiere abbiamo affrontato questa situazione dell'emergenza e quindi il motivo per cui è sorto il punto del 118 Castanera.
perché la preoccupazione era il raggiungimento dei villaggi in caso di emergenza con l'ospedale romano. Questo diciamo che va intanto a dare a coprire ampiamente questa soluzione, ma soprattutto dando ampio respiro alla via consolare europea, come ne parlavamo poco, che purtroppo è l'unica arteria principale che viene attraversata, e così le persone non si troveranno costrette spesso a rimanere incastrate diciamo nella salita Frantinaro, ma diciamo, approfittando di questo collegamento direttamente si potranno diciamo, recare a prendere lo svincolo dell'Annunziata. Devo dire che anche questo, sotto l'aspetto di protezione civile e di utilità, è un progetto validissimo, quindi non può che avere la mia approvazione, penso anche ai colleghi, se li vuole ascoltare, sindaco, sempre l'aspetto tecnico lo lascio sempre al presidente. Assolutamente, presidente, io non posso che essere d'accordo, anzi colgo l'occasione per ringraziare la città metropolitana, perché il nostro territorio, un territorio periferico della città di Messina, la maggior parte delle strade sono state provinciate. Molte strade, le strade che collegano i territori dei villaggi che sono più distanti dal centro e più difficilmente raggiungibili. Il prolungamento di una strada, che onestamente è una strada che potremmo considerare tranquillamente cieca, perché sicuramente non è la salita Frantinaro che può essere, che può collegare, che poteva collegare la strada 43 bis con la statale. Questa è una soluzione che secondo me sarà forse l'intervento più importante per tutto il territorio, perché per tutte le motivazioni che sono state dette dai progettisti e anche dal presidente. Quindi non vedo l'ora che si comincerà a lavorare, anche perché io da dottor Uzzo all'ingegneria, alla sede del Pavardo, per tanti giorni, normalmente, 40 minuti, 40 minuti per fare 15 minuti. Anche perché la strada giustamente non consente neanche di... Prendendo anche l'università, in 10 minuti saranno là. Dico, perché ora devono scendere sulla statale 108 e dicendo ci perdiamo. Questo è il punto più critico. Andando avanti si è tutto braccato, quindi così è veramente una realizzazione, soprattutto pensata, perché non è facile. Ora lo vediamo sulla carta, ma non è facile, prima si deve immaginare nella testa e portarla sulla carta. Credo che avete fatto un lavoro ottimo. Vi dico di più, qua siamo arrivati a poterla pianificare all'ultimo, nel senso che qualche altro anno non si riusciva più nemmeno a passare, perché costruzione in continuazione piano piano, perché il non decidere, non pianificare porta ovviamente i privati, intanto utilizzano il loro terreno e edificano, non è che la sua naturale sviluppo sarebbe stato questo, ma ormai piano piano, come vedi, la protezione dell'ambiente fa sì che poi il singolo insediamento non permette più invece di infrastrutturare. Siracusano, a quando risale l'istanza di finanziamento che abbiamo fatto? Novembre 2018? 2019, appunto. E chi era sindaco? No, questo lo vogliamo precisare perché c'è qualche leonessa da tastiera. Ci sono soldi di amministrazione precedente, sono le stronzate di cui non vi sapete neanche informare. Ecco, l'ho voluto chiedere, vedete, così all'architetto Siracusano, proprio perché escono gli avvisi e noi abbiamo cercato di partecipare a tutti gli avvisi, a inoltrare tutte le istanze, perché il 13 se non giochi la schedina non lo puoi fare. Per avere finanziamenti si fanno le istanze di finanziamento, si partecipa ai bandi, questo l'ho voluto precisare. D'altronde, voi pensate che in 30 anni che mi hanno preceduto, quante occasioni ci sono state per avere i soldi e finanziare questo progetto? E allora è ovvio che non mi indigno, mi incazzo e vi mando a fanculo. E se vi mando a fanculo, poi non vi incavolate dei miei metodi, perché questo è frutto di lavoro. Però voglio precisare ancora una cosa. Tutto questo, prima di me pure, nei 5 anni precedenti, parliamo di quello, perché non si è potuto fare secondo voi? Perché la città metropolitana non aveva neanche bilanci sostanzialmente, perché la città metropolitana era al collasso. Ora la città metropolitana di Messina, da zavorra che era quando l'ho ereditato, perché credo che nei 5 anni precedenti
nessuno ne ha mai sentito parlare della città metropolitana, né in città, né in provincia, se non semplicemente per le richieste di sinistro per l'abbandono delle strade di collegamento. Noi abbiamo speso oltre 20 milioni di euro, già lavori iniziati, appalti fatti, appalti che stiamo per fare, perché non parlo solo del perimetro urbano, perimetro urbano solo su Messina, sì, 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 sì. 20 milioni, avete capito? Quindi tutto questo perché? Perché abbiamo sistemato i bilanci, perché anche da questo punto di vista tanti soldi fermi, anche alla città metropolitana, che non si potevano spendere, perché se non hai bilanci non puoi fare spesa. Per poter fare bilanci devi fare scelte e tagliare spese non prioritarie, non importanti, ed ecco dove poi chi amministra deve decidere e deve prendersi le responsabilità delle decisioni conseguenziali. Perché è ovvio che come tocchi una mattonella c'è subito chi dice ai, ma se tu amministri, che ti sei preso quella responsabilità, devi decidere. Ecco, c'è stato un sindaco che ha preso decisioni anche con scontri importanti, non pensate alla città metropolitana che io non ne abbia avuto, proprio perché ho tagliato tante spese inutili. Questo mi ha consentito di fare bilanci, ci ha consentito di fare la battaglia per avere il finanziamento straordinario. Vi ricordate quando mi sono chiuso all'interno di Palazzo De Leone e che buffone faceva spirito? Vi ricordate la marcia dell'1 maggio del 2019 che abbiamo fatto i sindaci a Palermo? Perché l'ho fatta secondo voi? Perché ci volevano dare lo strapuntino di un finanziamento per un solo anno. E io ho detto no, noi dobbiamo il finanziamento per 3 anni, per 3 annualità, perché così ho il tempo di sistemare i bilanci. Bene, noi ce li siamo sistemati i bilanci. Prima città metropolitana ad aver approvato il bilancio 2022-2024. Questi ora sono anche i risultati. L'anno scorso siamo arrivati secondi. Questo è il risultato di che cosa? Di, in una fase transitoria, lavorare nel tagliare i costi improduttivi. Mentre ci sono purtroppo colleghi di altre città metropolitane che il finanziamento extra è stato tipo oppio, tipo illusione monetaria. Non hanno tagliato i costi improduttivi e ora si sono ritrovati peggio di prima. Questo volevo precisarlo. Cosa dobbiamo aggiungere altro? Niente, che chiaramente questi livelli di progettazione già ci consentono di inserire nella strategia di pianificazione delle nuove viabilità e a breve presenteremo un piano sintetico di impegno sostanzialmente per le somme che sono necessarie, per cui potremmo, da qui prima che tu ti dimetta chiaramente, rendere noto e formalizzare quello che è il piano degli investimenti a valere anche sul PNRR di queste viabilità. Quindi questo per dirti che i progetti comunque andranno avanti, ma questo livello di progettazione già può impegnare le somme nell'ambito della strategia. Questo per dire. Pur avendo la variante urbanistica in corso. Quella sarà poi un requisito essenziale per la realizzazione. Ecco, quindi no, questo è importante precisarlo. Quindi noi possiamo prenotare, tra virgolette, le risorse. Ma chiaramente poi dipenderà dal Consiglio Comunale, la dichiarazione pubblicità e la procedura preliminare all'esproprio. E posso chiedere un Consiglio Comunale solo veramente. Dipende dal Consiglio Comunale così attuale. E poi vabbè, certo, io ho saputo, non so se è vero, che ora si sta giocando a rallentarci le cose. Io spero che non sia vero questo, perché sarebbe un delitto nei confronti della città. Quindi noi ormai non ci parliamo con gran parte dei consiglieri comunali. Mi auguro che questa voce non sia vera, che dovete rallentare l'approvazione del bilancio consuntivo. Bilancio consuntivo, abbiamo milioni di euro già pronti per progetti già realizzati da far partire. Quando voi fate questi dispetti, che non ce l'approvate entro il 31 di dicembre, fate andare in avanzo d'amministrazione le risorse, quindi significa che bloccate la spesa per altri 7-8 mesi di opere strategiche. Io vi sputtano uno a uno elencando le opere che già abbiamo individuato da finanziare con l'avanzo d'amministrazione. Perché? Perché è indegno far pagare alla città le diatribe politiche. Affrontatele con la politica, se siete all'altezza, ma non con questi ricatti e queste porcherie. Ve lo dico con molta onestà. Anche lì abbiamo fatto un gran lavoro per fare il consuntivo, un gran lavoro per fare i progetti paralleli, per finanziare con l'avanzo d'amministrazione
tutti i progetti e quindi non far andare in avanzo d'amministrazione nemmeno un euro. E volete fare quest'altra angheria? Non c'è problema. Uno a uno con nome e cognome. Da un lato, dall'altro, le opere già pronte, i progetti già pronti da finanziare con l'avanzo d'amministrazione. Perché la città non deve pagare il prezzo di queste dinamiche. Abbiamo altro? No, visto che siamo in questa zona, lunedì aggiudicheremo il concorso di idee per le progettazioni dello sviluppo dell'area di Capoveloro, poi magari lo presenterai sul vincitore, sulle tavole che... che hanno presentato in maniera con... No, là abbiamo un pranzo promesso dal presidente del quartiere, quando ci sarà l'aggiudicazione. L'aggiudicazione la faremo lunedì e poi la formalizzeremo quando... Perché là significa ancora volare più alto rispetto agli interventi che abbiamo fatto. Piuttosto sti marciapiedi quando li sistemiamo nella cinta. Abbiamo fatto il progetto nel computo metrico e poi chiederemo l'autorizzazione, perché poi c'è il discorso del combinato disposto. E ciao, senti, c'è tu questa autorizzazione? No, cioè, io ho un milione pronto per sistemare questi marciapiedi e ne posso appaldare. Non ho capito, parliamo noi della cinta attorno al lago, per intenderci. Sì. Va bene, nell'attesa che si sblocchino gli altri 13 milioni, noi intanto nel frattempo diamo una sistemata ai marciapiedi. No, non mi dire sì, mi pigli po' culo. Oh! Ma siccome vedo che vi guardate voi tutti i capelli, con l'architetto, Mondello, preoccupate, io qua ce l'ho tutte segnate, non pensate che ne dimentico qualcuno. Oh, va bene, va bene. Certo. Io ho visto che parliamo della zona di Capoveloro, abbiamo un bel pilone. Non posso parlare. È una sorpresa. Basta. È una sorpresa, ma faccio io. Abbiamo le proprie grandi dove fanno il posteggio per la stagione estiva e poi le persone devono andare a finire sotto il pilone con i mezzi pubblici. Visto che lei parla sempre di volare. Perché non facciamo una bella pulinia? Ah, io credevo che volevo trasferire un po' di asini volanti da Palazzo Zanca lì, magari, no? Ah, che bello! Comunque, sul pilone c'è già un'azione in corso, non posso parlare ancora perché non è definita, non sono autorizzata ancora. Non sono autorizzata ancora, però c'è già chi ci sta lavorando. Speriamo entro un mese di dare riscontro. Va bene, noi vi salutiamo qua dalla Repubblica di Curcuraci. Qua il nostro presidente, l'avete sentito all'opera, qua presidente non per nulla togliere, ma qua questa è una Repubblica indipendente. No, anche qui. Pure, quindi qua sei un suo suddito. Ah, pizzica, fra loro presidente, copresidente. Qua l'ha qua perché c'è l'aria pura, sì. Modestamente. Però non ho mai invaso il territorio del mio collega. E ci mancherebbe pure, ci mancherebbe pure. Qua Maggia, prima cosa mi ricordo pure qui, quante prime cose dette e fatte. Questa è una struttura dove non si poteva entrare sostanzialmente perché era in condizioni veramente terribili questa scuola. Il primo desiderio di Maggio era... che prendiamo, c'è la data all'associazione, ci pensiamo noi a fare tutto, abbiamo fatto l'avviso, hanno partecipato, ebbene, oggi questo è un luogo non solo di incontro per loro, ma vi dico che hanno fatto, sistemato tutti gli ambienti e fanno attività, l'unico posto di ritrovo di questo villaggio, sono orgoglioso, infatti ormai parlo quando vado in giro del modello Curcuraci e lo stiamo affrontando anche in altri villaggi. Grazie, mi dico Maggio. Va bene, noi vi salutiamo. Attenzione, le sorprese non sono finite, oggi la giornata è ricca di tante cose. Probabilmente, anzi vi dico l'orario, le dimissioni sono a fine maggio, non ora. Vi dico, fine gennaio, a maggio sono le elezioni, Allora, più tardi, ora metteremo l'avviso, ci sarà l'annuncio del personaggio misterioso che ci sarà a Capodanno, il 31, tra il 31 e l'1. Daremo l'annuncio con l'assessore Gallo, ora siamo stati autorizzati a poterlo fare.
e ci sarà una diretta, più tardi daremo l'avviso, dove faremo una diretta su tutti i grandi eventi che partiranno il 18, sono partiti gli eventi in tutta la città ovviamente, con il grande personaggio Mister.